Cara Marta, forse questa cartolina non sarà tra le più preziose della tua collezione. San Francisco non è così lontana da casa. Tuttavia mi mancate. Sarò presto da voi. Un bacio alle mie due ragazze. Alan. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Fighters, 3 o'clock low. Watch it. That should be our escort. You're right, sir. 47s. Pilot to crew. Pilot to crew. Over enemy coast. On the ball, you guys. Okay. Here they are. 9 o'clock high. Enemy fighters. Same thing at 3 o'clock. 6 o'clock. Level. 2 more. 5. Watch it. Enemy at 2 o'clock. Enemy. 1:10. La silhouette della bella Liberty Bell accompagna l'ultima missione di Alan. Tante altre pin-up come lei, dipinte sui mezzi militari americani come mascotte, hanno seguito lo stesso tragico destino dei loro piloti. Alan non avrebbe mai immaginato che il nome di Liberty Bell sarebbe sopravvissuto proprio grazie a sua figlia Betty. Caro papà, io lo so che un giorno tornerai. Tutti dicono che sei volato in cielo. E allora cos'è cambiato? Per me sarà sempre come prima. Solo che questo viaggio sarà più lungo degli altri, vero? Ma io ti aspetterò sempre. Ti vedo sopra un deserto immenso e pieno di luce in Africa, o su una distesa di ghiaccio in Alaska, e poi in volo su un oceano di fiori in Olanda. Promettimi che mi racconterai anche di questo viaggio. E se ritorni di notte, questa volta svegliami. The news magazine of the screen. Living glimpses of history in the making. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War. You can say it with emphasis, but it's ringing in millions of hearts all over the world tonight. That's glad, glad news that we've been waiting for. Secretary of the Navy, Forrestal, left a conference with President Truman this morning to say that he hopes the surrender of Japan is an actuality. NBC has interrupted this program to bring you a special bulletin from the Associated Press. We like General MacArthur and his staff and some 10 million GIs. It's all strangely reminiscent of the collapse of Germany and the Balkans. It is 16 minutes past 11 a.m. in Tokyo, on the day of the 2nd of September, in this year of our Lord, 1945. Il pubblico che frequentava quel tipo di locali sembrava gradire parecchio l'aria da ragazza di buona famiglia di Liberty Bell. Il gioco di Betty era proprio quello, una seduzione quasi inattesa e per questo stuzzicante. Non era una femme fatale, ma una ragazza normale che si concedeva agli sguardi più indiscreti. L'immagine morigerata e tradizionale della donna negli anni 40 aveva lo scopo di esorcizzare o minimizzare la figura della donna emancipata.
In senso non troppo lusinghiero, l'aggettivo emancipata rimandava alla giovane donna disinibita, libera, allegra o alla più matura intellettuale, spigolosa e quasi asessuata. La paura era poi quella consueta del protagonismo femminile. Si trattava, stando alle voci maschili, di un protagonismo favorito come mai prima dal clima culturale democratico e dal rilassamento morale della società. Home decoration, child care, gardening and household hints are found in the homemaking section, a department handled by women. Contro tale rilassamento, visto anche come diserzione degli uomini dalla sacra missione della vigilanza sulle donne, si mobilitarono moralisti, censori e vari difensori della famiglia tradizionale.